Laser 1 collegato. Laser 2 collegato. Sistemi della navetta attivati al minimo.
auto! Non è la tua auto! Sei così possessivo! Va bene, è la nostra! Comunque non è sua! Andiamo! Spero che gli uomini di Gian mi stiano aspettando al volo. Autista, cattive notizie. I miei uomini non sono al molo. Ah, sì, lo vedo anch'io. Sono in ritardo. E per ritardo intendo che non hanno ancora mosso il loro Didier. Oh, in realtà sono partiti. E io chi sgriderò adesso? Arriveranno fra poco, vero? Credo di sì. Finché non arrivano, cerca di non danneggiare il buggy lunare. Scusa, ma ora esco in strada a urlare a qualche sconosciuto. Ci vediamo, autista! Era ora, ragazzi. Adesso ci pensiamo a noi. Tu non seguirci. McCain, sei forse dalle parti del centro? Certo, capo. Perché? Ci è giunta voce che una banda ha rapito Forrest Blackwell. Lo tengono in ostaggio sul tetto di un edificio vicino al Museo delle Scienze in centro. Vado subito, capo. I rinforzi sono già stati inviati? Sì, ma non riusciranno ad arrivare in tempo, quindi sbrigati! Non voglio certo farmi nemico uno come Forrest Blackwell. Scusi, è un'emergenza!
è successo niente. Mi serve un caricatore di colore blu. Stanno rapendo contro la mia volontà! Qualcuno riesce a sentirmi? Certo, io sì. Voglio dire, a parte i miei rapitori! Addosso! Visita.
Ma... Ehi! Ma... Oh. Ehi là, come stai? Hai visto che roba? Troppo forte! Dave! Dave! Guarda! Una tenda da sole! Se questo fosse un film d'azione, ora qualcuno ci piomberebbe sopra! Oh, che male! Peggio di così non può andare oggi! Oh, grazie al cielo è arrivato qualcuno! Arresti questi uomini! Prendetelo! Sì, così! Gli dia una bella lezione! Si ricomponga e torni a combattere, giovanotto! Quello sì che era un bel 1-2. Resista, non si lasci sopraffare. Oh, non se lo dimenticherà tanto in fretta. La ringrazio, giovanotto. Pensavo di essere spacciato. Non quando sono in servizio io, signore. Sarà meglio andarsene prima che ne arrivino altri. La mia auto dovrebbe essere nei paraggi. Scusa il ritardo, Chase. Non che ti servisse il nostro aiuto, a quanto pare. Giovanotto, credo che mi sentirei più al sicuro alla stazione di polizia. Le dispiacerebbe accompagnarmi? Sono ancora piuttosto scosso. Vai pure! Chiamerò il capo e gli dirò che hai salvato il signor Blackwell. Ci occuperemo noi dei membri della banda. Grazie. Perdoni la mia scortesia, non le ho nemmeno chiesto come si chiama. Chase. Chase McCain. Non ci siamo mai visti prima d'ora. Chase McCain. Ma guarda, il mondo è davvero piccolo. Sai, ho parlato di lei a un mio conoscente proprio poco tempo fa.
e di tutto quello che ha fatto per arrestare Rex Fury. Ma è il commissario Danby? Oh, no! Alcuni di noi sanno come si sono svolti realmente i fatti. È un peccato che Rex Fury sia di nuovo in libertà. Chissà cosa starà tramando. Già, hai idea di chi fossero quegli uomini? Ambientalisti, senza dubbio. Non godo dei loro favori. Perché mai? Non lo sa. Credevo fosse noto a chiunque. È colpa di uno spiacevole equivoco che ormai mi sono lasciato alle spalle. Ciò che conta è che ora sia salvo. Sì, ma dovrò fare due chiacchiere con il mio servizio di sicurezza. Beh, non è male qui. Giornata ideale per un giro in auto. Sta facendo un giro panoramico? Eccoci. Signor Blackwell, sono felice di vederla sano e salvo. Non riuscivo a dormire. Grazie ancora, Chase. Lei dorme durante le ore di lavoro? Ecco. Venga, le faccio stare. La ringrazio. Chase McCain, addio. Sono sicuro che ci rivedremo, vecchio mio. Ho fatto la rima. Natalia. Io, forse, e ripeto, forse, mi serve il tuo aiuto. Non sono riuscita a trovare mio padre in nessuno degli uffici di Chan. Quindi... Ho deciso di provare allo sfasciacarrozze e ora sono bloccata qui. Cosa? Ero disperata! È mio padre, Chase! Ma rischi che Chan ti scopra. Non succederà! Sono ben nascosta! Ehi! Di chi sono quei piedi che spuntano da dietro le mie tende? Aiuto! Natalia! Natalia! Ellie, ho bisogno di un favore, ma il capo non deve sapere nulla. Spara. Natalia si trova allo sfasciacarrozze di Chan ed è nei guai. Ho bisogno di aiuto per salvarla. Natalia Kowalski? In che pasticcio ti sei cacciato? È una lunga storia. Puoi aiutarmi? Certo. Conosco un paio di agenti che non hanno paura di agire alle spalle del capo. Gli dirò di raggiungerti allo sfasciacarrozze. E gli dirò anche di portarti un travestimento. Non vogliamo che Chan ti scopra, no? Grazie, Ellie. Non sai quanto questo significhi per me. Aia! Ehi, attenzione! Dove sono i rinforzi? Dovevano essere già qui. Ah!
Ehi, Chase! Ok, Statsky e Clutch sono qui. Dov'è la signora in pericolo? Clutch, Statsky, grazie dell'aiuto. Natalia si trova allo sfascia carrozze di Chan. Il capo ha arrestato parte della sua banda, ma ci sono ancora molti scagnozzi. Avete un travestimento per me? Puoi scommetterci. È assolutamente perfetto, Statsky. Davvero? Sono del nostro amico Aghi. Sembra che sia uscito dagli anni 70. Ok, andiamo a salvare la ragazza. Forza! Devo togliermi questi affari dai piedi. Quei due sono dei poliziotti. Tu vai ad avvertire il capo. Non credo siano disposti a fare due chiacchiere in amicizia. Sei pronto, Statsky? Sono nato pronto. Dobbiamo raggiungere Natalia quanto prima. Chan potrebbe usare qualsiasi mezzo per farla parlare. Tipo barra di gelato? Cosa? Non sta cercando di corrompere Statsky? Lo so, ma a me i gelati danno sempre un gran mal di testa. Se ne usasse uno per minacciarmi, canterei subito. Soprattutto mente cioccolato. E potrebbero farle bere liti di gasosa per riempirla d'aria. Sai, la signora non può emettere rumori molesti in pubblico. Mia mamma lo fa sempre. Tua mamma non è una signora. Vero,